Ma com'era strutturata la città greca? Qui abbiamo un modello tipo che è stato costruito sulla base della topografia di Atene. Distinguiamo due parti fondamentali, la parte alta, detta anche Acropoli, cioè la parte alta della città. Akros in greco significa alto, è il fulcro religioso della città. Qui infatti ha sede il tempio della divinità protettrice della città, nel caso di Atene, il Partenone, il tempio dedicato ad Atena Parthenos, Atena Vergine, costruito nel V secolo a.C. dall'architetto Fidia su commissione di Pericle. Lo vediamo in questa immagine. Quindi è l'Acropoli è il centro religioso insieme politico della città greca ed è la parte alta. Nella parte bassa distinguiamo un elemento cruciale nella storia, della polis greca, che è l'agorà. Agorà in greco significa propriamente piazza del mercato. L'agorà è il fulcro politico, economico e amministrativo della città greca. Qui infatti, attorno all'agorà si dispongono gli edifici principali destinati all'amministrazione della città, il Prytaneo, sede del governo, il Buleuterion, sede del consiglio della Bulè, vedremo poi che cosa significa questo termine, e l'Ecclesiasterion, cioè la sede dell'Ecclesia, dell'Assemblea dei cittadini liberi. Quindi era il fulcro democratico della vita democratica della città greca, ma era anche, abbiamo detto, il centro economico, il centro amministrativo. Un ruolo importante era svolto anche dall'anfiteatro, che in genere sorgeva su una collinetta in alto nella città, era sede di rappresentazioni, di commedie, di tragedie nell'ambito di festività religiose. Come si vede dall'immagine, la città era circondata da una cinta muraria ed era, diciamo così, un microcosmo chiuso, autonomo rispetto al territorio circostante. Attorno alla città si sviluppava la cosiddetta cora o campagna. Concludiamo con una precisazione a margine. Il termine polis è difficilmente traducibile in italiano. Oggi, secondo alcuni studiosi, appare superata l'espressione città-stato, anche se noi continueremo a usarla. Con la parola polis i greci indicavano infatti almeno tre concetti: centro abitato, come abbiamo visto dalle immagini, entità statale, quindi stato, e paese, nel senso di patria, di unità territoriale e culturale di provenienza. Più precisamente, la polis coincideva con la comunità dei cittadini, con la comunità politica dei cittadini. E a sottolineare che per i greci la polis era fatta di persone, non di edifici esclusivamente, e non indicava un concetto astratto, basta pensare che essi non dicevano mai la città di Atene o la città di Sparta, ma la polis degli Ateniesi o la comunità degli Spartani.